Buonasera, benvenuti a TG Sicilia, vediamo insieme le principali notizie. Catania, alle mani della mafia sulle aste giudiziarie, 16 arresti e 56 indagati, compreso il sindaco di Paternò. Le aste sugli immobili sarebbero state controllate dalla mafia con la complicità della politica locale, chiamata in causa per voto di scambio, coinvolti anche diversi professionisti. Per la violenza di gruppo su una turista nel centro di Palermo nel novembre scorso, arrestati due uomini. Ad incastrarli le intercettazioni telefoniche con le rispettive compagne. Contrasto alla violenza di genere se ne è discusso in Commissione regionale antimafia. Il presidente Cracolici, le istituzioni e la politica non mettono in campo strategie efficaci per la prevenzione. Conte dice no al ponte. A Torrefaro il leader dei 5 Stelle non fa sconti. Si sta progettando in modo superficiale un'opera che non ha nessuna utilità. Occorre investire sulle infrastrutture. Catania, allarme e sicurezza a San Berillo. Risse, discariche, edifici fatiscenti. Gli abitanti dell'antico quartiere catanese chiedono controlli e telecamere. Intanto Piazza Europa, da poco riqualificata, versa già in uno stato di degrado. L'antitrust contro Ryanair. Abuso di posizione dominante ai danni di viaggiatori e altre compagnie aeree. Con gli extra, scelta del posto, bagaglio in cabina o in stiva, i biglietti crescono pure del 300%. Calcio, il derby è del Catania. Il rigore segnato da Di Carmine vale 3 punti importanti nella corsa per evitare i play-out. Il Messina deve rimandare l'appuntamento con la matematica salvezza. Bentrovati. Gli interessi delle famiglie mafiose di Paternò sulle aste pilotate, la droga e persino il voto alle amministrative. La lente di ingrandimento dell'ultima operazione dei carabinieri di Catania su Cosa Nostra rivela anche la coabitazione di clan opposti pur di incassare denaro. Tra i 56 indagati c'è anche il sindaco Naso, 16 gli arresti. Roberta Lunghi. C'è anche il sindaco di Paternò, Antonino Naso, eletto con delle liste civiche nel giugno 2022, tra i 56 indagati dell'operazione Atena dei carabinieri del comando provinciale di Catania, partita nel 2019, rivelatasi lente di ingrandimento degli interessi mafiosi della famiglia Morabito-Rapisarda di Paternò. Il reato ipotizzato per Naso in concorso con due presunti esponenti del clan locale legato alla famiglia Laudani di Catania è di scambio elettorale politico-mafioso. Per lui la procura aveva chiesto un provvedimento cautelare che è stato rigettato dal GIP, che esclude gravi indizi di reato. Arrestato Pietro Cirino, ex consigliere comunale ed ex assessore, che avrebbe messo a disposizione dei clan il proprio bagaglio di conoscenze. In un altro filone dell'inchiesta dei carabinieri di Paternò, coordinati dalla DDA Etnea, che ha portato oggi all'emissione di 17 provvedimenti, tra i quali 15 arresti in carcere, uno ai domiciliari e, per un avvocato siracusano, la sospensione per un anno dalla professione. Oltre alle presunte infiltrazioni mafiose nel voto, infatti, c'è anche il traffico di droga, con 71 kg di stupefacenti sequestrati, e il controllo sistematico delle aste giudiziarie di immobili nelle province di Catania e Siracusa. Dalla denuncia di un imprenditore minacciato e scoraggiato ad acquistare un terreno all'asta, svelato infatti un sistema violento consolidato, volto solo a favorire chi, per recuperare il bene perduto, si rivolgeva in cambio di denaro all'azione mafiosa. 8 le aste inquinate, la cifra incassata dal clan variava, in una occasione versati da un imprenditore 25.000 euro. I soldi spesso andavano in condivisione con il gruppo Assinnata, articolazione della famiglia Santa Paola Ercolano, che certifica un patto di coabitazione tra clan contrapposti, tutto in nome del profitto economico. Turista violentata nel novembre scorso a Palermo fa arrestare due uomini. Loro si difendono e parlano di rapporto consenziente. Le loro donne li giustificano, ma chat e intercettazioni dicono altro. Adelaide Barbagallo.
Arriva dal Canada a Palermo per assistere il fidanzato ricoverato in ospedale dopo un incidente stradale e viene violentata. È successo a una turista che ha fatto arrestare due uomini, Agostino e Giuseppe Romano. Ad agganciarla Agostino, dipendente di una cooperativa di pulizie del Policlinico. La ragazza si era rivolta a lui per delle informazioni. Lui la invita a cena. Era gentile, mi sono fidata, ha raccontato agli inquirenti. Ma l'uomo la fa ubriacare e chiama il cugino Giuseppe. La violenza nella stanza del B&B dove la donna alloggiava. Completamente stordita, si è risvegliata in camera la mattina successiva. Perché mi hai fatto questo? Scrive nella chat in inglese. Racconta tutto al fidanzato e fa arrestare i due. Entrambi si difendono e, come spessissimo accade, dicono che il rapporto è stato consenziente. Intercettate, le loro donne li giustificano. Da un lato con disprezzo li chiamano iettasango, ma quando parlano dello stupro addossano la colpa alla donna straniera, considerata una poco di buona, una che gli si è gettata addosso. Lui ha capito che si poteva fare, dice la moglie, e così chiamò suo cugino. I mongoloidi hanno capito che questa non capiva niente. Involontariamente dunque confermano che Romano avrebbero approfittato dello stato di inferiorità psichica della canadese. Fatti gravi avvenuti lo scorso novembre a Palermo, pochi mesi dopo lo stupro di gruppo consumato al Foro Italico, vittima una ragazzina violentata da 7 giovani. E a proposito di contrasto alla violenza di genere, se ne è parlato oggi all'ARS in un incontro per le donne tra parità e diritti. L'iniziativa è organizzata dal presidente della Commissione regionale antimafia, Antonello Cracolici, insieme all'associazione Emily, come ci racconta Marco Gullà. Si intitola Dall'indignazione all'azione, un salto di qualità del sistema per il contrasto alla violenza di genere, ed è l'iniziativa organizzata dal presidente della Commissione regionale antimafia Antonello Cracolici insieme all'associazione Emily per mettere a confronto decine di centri, studenti, uomini e donne su azioni di prevenzione e contrasto contro abusi e discriminazioni. A Palazzo dei Normanni a Palermo in scena un convegno in un delicatissimo periodo storico. Ho voluto anche promuovere assieme a Emily questo incontro proprio perché credo che noi siamo in presenza di un dato che la cronaca ci consegna, ma in cui, diciamoci la verità, la politica e le istituzioni sembrano balbettare, non riescono a individuare modalità di contrasto efficaci se non, come dire, a volte anche demagogicamente l'inasprimento delle pene. Formazione e cultura, due fattori fondamentali su cui si deve imperniare la lotta alla violenza di genere. La violenza di genere è solamente la punta di un iceberg costituito da discriminazioni in ogni ambito, dal lavoro. In Sicilia una donna su tre lavora, quando lavora è un lavoro precario, la discriminazione economica. Oggi pomeriggio a Torre Faro il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, per il ponte sullo Stretto si sta progettando in modo superficiale un'infrastruttura che rivela criticità. A questo ponte diciamo no, come ci racconta Francesco Triolo. Un pomeriggio ventoso accolto a Torre Faro il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che ha incontrato cittadini e movimenti no ponte. Conte ha effettuato un sopralluogo nell'area dove dovrebbe sorgere il pilone, qui nella via circuito di Torre Faro, parlato con i residenti che devono fare i conti con gli espropri. Abbiamo raccolto testimonianze in Calabria e qui adesso in Sicilia di tutti coloro che si lamentano per questa infrastruttura, per questo progetto che, concepito in questi termini, impostato in questi termini, non ha alcuna utilità pubblica. Togliere dai fondi FSC della Sicilia 1.300.000.000 che servono per realizzare una Siracusa-Gela che dà una vita, che attende di essere realizzata, per essere tutti qui versati insieme a tanti altri miliardi, un pozzo senza fondo per un'opera che non sappiamo neppure se verrà mai realizzata, perché ovviamente i tecnici, gli esperti ci segnalano grandi criticità ingegneristiche, ambientali e trasportistiche. È veramente una follia. Realizziamo impianti idrici che servono in questo momento. La Sicilia è senza acqua. Forse questi sono gli investimenti che davvero servono.
Intanto oltre 40 persone tra professionisti, magistrati, avvocati, docenti universitari hanno presentato un esposto alle procure di Reggio Calabria e Messina alla Corte dei Conti. I professionisti hanno messo insieme carte e documenti per contestare la legittimità del ponte anche dal punto di vista procedurale, soprattutto gli ultimi due passaggi dell'iter, il parere del Comitato Scientifico della Stretto di Messina e la successiva delibera di approvazione da parte del Consiglio d'amministrazione della stessa società. Abbiamo parlato più volte di crisi idrica, emergenza siccità, questa volta rimanere senza acqua è Favara, un grosso comune dell'Agrigentino, la gente esasperata è scesa in piazza. Sentiamo Davide Sardo. Come già paventato da più parti, la crisi idrica perdurante che attanaglia la provincia agrigentina rischia di sollevare problemi di ordine pubblico e le comunità sono già in agitazione, come a Favara, circa 35.000 abitanti in provincia d'Agrigento, dove l'acqua attualmente è erogata ogni 8-10 giorni. La popolazione è avvilita, esasperata e ha deciso di mobilitarsi in piazza per gridare il proprio disagio. Abbiamo fatto due manifesti, Favara a sete e l'acqua uguale vita. E noi vogliamo vivere, perché oggi questo diritto, il diritto ad avere l'acqua giornalmente, qua soprattutto nel nostro territorio a Favara, sta mancando e questo non è più tollerabile. Il servizio idrico non si fa facendo le preghierine perché piova, il servizio idrico si fa programmando gli interventi sulle reti idriche con l'abbrodo, sugli invasi, sul reperimento di nuove fonti d'approvvigionamento. Favara non è un'eccezione, tanti altri comuni agrigentini sono assetati come in tutta Sicilia, gli invasi sono a secco, in decenni non si è stati capaci di pulire i fondali, di tamponare la dispersione idrica che oggi è al 50%, di insediare altri invasi, di installare i dissalatori. Tanti sono stati gli annunci e proclami di tanta gente votata dai cittadini e che poi se ne è infischiata. Adesso i nodi sono al pettine. Andiamo a Catania, nel quartiere di San Berillo, uno dei più affascinanti della città, soprattutto per i turisti, un quartiere diviso tra attività ricettive e palazzi fatiscenti. I residenti ai nostri microfoni chiedono più sicurezza, decoro e maggiori controlli. Emanuele Corsi. Pulizia sicuramente, poi sicurezza anche quella. Pulizia e sicurezza. Chi vive nello storico e antico quartiere di San Berillo, tra attività ricettive e palazzi fatiscenti, chiede maggiori controlli. Siamo in una zona centrale della città, a pochi passi dalla Feroluni, Piazza Stesicoro e il Duomo. E quello che vediamo sono soprattutto cumuli di spazzatura lasciati sulle principali vie della zona, che fanno indignare residenti, turisti e passanti. Penso che i residenti vorrebbero la zona pulita. Qui si trova il palazzo della sovrintendenza per i beni culturali. Pochi metri più avanti c'è una discarica. Nel quartiere non c'è soltanto un problema di rifiuti. Nel fine settimana appena trascorso, la polizia, grazie ai cani antidroga, ha sequestrato una busta con 120 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione, nascosti in un anfratto di un palazzo abbandonato, a conferma di un'attività di spaccio al minuto. Nelle ore serali c'è anche un problema di sicurezza, ci dicono. Spesso nella zona scoppiano liti e risse. Sicurezza alla sera non ce n'è proprio completamente, perché è pieno di extracomunitari. Bisogna stare attenti, molto attenti. È quello che è, lo conosciamo. San Berillo, nonostante tutto, resta uno dei quartieri più affascinanti di Catania e sono tanti i turisti che scelgono di percorrere le sue vie nella parte più antica della città. Ed evidenti segni di degrado si manifestano anche in Piazza Europa, il salotto buono della città, la piazza da poco riqualificata è già abbandonata e degradata, come ci racconta Tonino De Mana. Siamo sgomenti, siamo esterrefatti come associazione di categoria delle condizioni in cui versa Piazza Europa, a pochi mesi dalla sua ristrutturazione, dal suo restauro. L'indignazione di Franz Cannizio, presidente di Abetnea, è quella dei tanti catanesi che, dopo aver atteso la riqualificazione di Piazza Europa, se la ritrovano già in condizioni di evidente degrado, lasciando perdere la spazzatura che trabocca dai contenitori, i vetri disseminati e le tante fioriere che somigliano sempre più a cestini per i rifiuti. Piazza Europa è l'immagine simbolo del vorrei ma non posso. Abbandonato da anni, finalmente il salotto buono di Catania ha ricevuto le giuste attenzioni, ma l'inciviltà, la mancanza di controlli e l'approssimazione
innovativa gestione, hanno già reso vani parte degli interventi. Davvero un peccato vedere le tecnologiche panchine smart ridotte in questo stato, dove è impossibile persino accomodarsi. E che dire dell'area fitness vandalizzata, con uno degli attrezzi già fuori uso e rimosso per evitare che venisse addirittura rubato. E che fine faranno gli alberi? Con la siccità e la scarsa irrigazione, la terra secca lo dimostra, non dureranno a lungo. Questo oleandro dovrebbe fiorire a maggio, ma difficilmente ciò avverrà. Un'altra piazza, questa volta a Sannullo, non ha ricevuto finanziamenti europei e resta comunque nell'oblio. Si intravedono le banchine in piazza Impastato, non sono smart come quelle in piazza Europa, ma sono lo stesso inaccessibili perché l'erba alta non consente di mettere piede. Da queste parti il rischio incendi è elevato, così qualcuno si accorgerà di questa piazza soltanto quando arriveranno i mezzi di soccorso. Ryanair nel mirino dell'antitrust, con 17 tratte gestite in regime di monopolio. Il tentativo di sostituirsi alle agenzie di viaggio e il costo dei bagagli, salito del 230% nei confronti della compagnia low cost irlandese, si apre un'istruttoria per abuso di posizione dominante. Maglio Viola. Abuso di posizione dominante. L'antitrust apre un'istruttoria nei confronti di Ryanair, accusandola di voler estendere il proprio potere di mercato all'offerta di altri servizi come quelli turistici o alle agenzie di viaggio. La compagnia irlandese dunque è ancora nella bufera dopo lo scontro prolungato con la regione siciliana dei mesi scorsi per il caro voli, con le istituzioni che hanno più volte contestato un costo troppo elevato dei biglietti. Secondo l'authority guidata da Roberto Rustichelli, il vettore aereo impedirebbe la vendita dei biglietti alle agenzie allo scopo di sostituirsi anche ai tour operator e alle agenzie di viaggio e di mantenere alto il prezzo. Ora Ryanair avrà 8 giorni per rispondere e giovedì 18 aprile i suoi rappresentanti potrebbero presentarsi in audizione al collegio dell'antitrust. Se la difesa non convincerà l'authority, la compagnia low cost sarà obbligata a rimuovere tutti i presunti ostacoli. Secondo i dati di ENAC, inoltre, la compagnia gestirebbe 17 tratte in totale monopolio in Italia. Una situazione questa che si aggiunge alla bassa concorrenza operata in generale e che aumenta il rischio di rincari in vista dell'estate. Secondo uno studio sui costi aerei, inoltre, lo stratagemma più usato dalle low cost sarebbe quello del costo dei bagagli e proprio dei servizi aggiuntivi. Nel post pandemia proprio il costo del bagaglio è aumentato del 230%, passando per il bagaglio a mano in cabina da una media di poco più di 10 euro a tratta una media che supera i 30 euro. Insomma, una corsa al rialzo dei prezzi dei biglietti aerei che sembra inarrestabile. Andiamo nella bella Taormina adesso. Il circolo del tennis è stato ribattezzato il circolo dei VIP. Anche l'uomo più ricco al mondo gioca d'estate sui campi della Perla dello Ionio. Ma non solo lui. Marco Gullà. Sapete qual è uno dei circoli tennistici preferiti da Bernard Arnault, l'uomo più ricco al mondo? Arnault ama questo circolo, il Taormina Sporting Club, che è stato ribattezzato anche il circolo dei VIP. La terra rossa dello Sporting è calcata in estate da tanti personaggi, da Arnault a Fiorello, il volo, in passato anche Giacinto Facchetti, tutti in vacanza a Taormina tra mare, passeggiate e ovviamente il tennis. Conosciamo anche l'attuale assessore allo sport di Taormina ed ex maestro del circolo, amico dello showman Fiorello. Fiorello è un buon giocatore? Soprattutto di rovescio, devo dire sì. Rosario, un grandissimo amico che ogni anno viene al Taormina Sporting Club, come tanti altri ragazzi del volo, Messier Arnault, tantissimi. Abbiamo la fortuna di vivere in una perla e quindi si ha la possibilità di fare incontri sempre con personaggi famosi. Questo glorioso circolo il prossimo anno spegnerà le 100 candeline. Si stanno concentrando tutta una serie di eventi che ci porteranno sicuramente ulteriore prestigio rispetto a quello che già questo circolo ha avuto nel passato. E io ne sono felice e anche orgoglioso, ovviamente, in qualità di presidente. Ci fermiamo per una pausa, torniamo tra poco con lo sport e la vittoria del derby da parte del Catania. Ritorniamo in studio con lo sport. Il Catania vince il derby col Messina, ottimo primo tempo, gol vittoria sul rigore contestato, secondo tempo più difficile e brivido finale, ma i rossoazzurri adesso vedono la salvezza e dunque i playoff. Marco Carli.
20.000 tifosi che esultano con i giocatori. Il quadro finale di un derby tirato, ma in cui il Catania ha messo cuore, orgoglio e anche qualità, quello che è mancato in tanti precedenti in campionato. Col Messina, vittoria doveva essere, vittoria è stata, merito di un primo tempo e anche oltre, in cui gli Etnei hanno tenuto in mano il pallino del gioco. Nei primi minuti Fumagalli ha salvato due volte, prima su Di Carmine, ben imbeccato da Peralta, che sa dare qualità e imprevedibilità. Peccato per la sua uscita anticipata per un problema al ginocchio, da valutare anche Zammarini, che si è fermato durante il riscaldamento. Il portiere giallorosso si ripete sulla punizione diretta all'incrocio di Ciccerelli, poi il contestato episodio di rigore che ha risolto la partita. Di Carmine segna e torna al gol anche in campionato. La vittoria era importante per noi, per la piazza, insomma, sapevamo che il derby è una cosa, diciamo, una partita molto sentita, ma per noi era importante per raggiungere, insomma, prima possibile i punti che ci servivano. Forse non ho mai visto il gruppo così unito, perché hanno capito il momento e non è mai troppo tardi. Le sofferenze non sono mancate anche nel primo tempo, con il triplo salvataggio con la palla che non entra grazie agli interventi di Bois due volte e di Castellini. Troppo importante portare a casa i tre punti che potevano essere messi in cassaforte con il colpo di testa di Cianci a inizio ripresa e che rischiavano di sfuggire nell'ultima mezz'ora condotta dal Messina. La difesa comunque regge, anche se non manca il brivido finale con la traversa di Signorile. Complici le sconfitte della Virtus Francavilla e del Monopoli, che perde per questo gran gol di Riggio del Taranto segnato da centrocampo. Domenica con il Sorrento c'è il primo match point per provare a chiudere la corsa salvezza. Servirà lo stesso atteggiamento visto nel derby. E dopo la sconfitta del Massimino, il Messina ha rinviato l'appuntamento con la salvezza matematica. Domenica prossima al Francoscoglio, scontro diretto con il Potenza. Sergio Colosi. La prestazione c'è stata, il risultato positivo no. Messina ha dominato per quasi un tempo dal Catania prima di scuotersi e giocare una buona ripresa, sfiorando il pari con la traversa scheggiata da Signorile al minuto 97. La classifica è una sentenza. A due giornate dalla conclusione, capitolo quasi chiuso in chiave playoff, mentre per la salvezza serve almeno un punto. Giacomo Modica non cambia il Messina e gioca il derby con tre esterni offensivi e Plesce in attacco. La novità è Ragusa per Emmausso, entrato dopo il riposo. L'inizio non è autoritario né da squadra che salta il collettivo. I 21.000 del Massimino pesano sull'approccio alla gara dei giallorossi, che subiscono tanto con Fumagalli decisivo, fino all'episodio del rigore contestato, l'ennesimo di una stagione a dir poco sfortunata. Per l'ennesima volta si sbaglia, quindi c'è amarezza in questo, perché purtroppo stiamo andando a casa con una sconfitta, però mi tengo stretta la prestazione di questi ragazzi che ancora una volta hanno dimostrato grande applicazione, grande abnegazione. Il Messina, fino a quel punto sfilacciato e impreciso, rientra in partita con i tentativi di Zun e Frisenna. La ripresa palo a parte di Cianci offre un'altra versione della squadra peloritana, che sviluppa gioco e azioni sino al brivido finale di Signorile. Dalla seconda parte di gara bisogna ripartire per preparare la sfida salvezza contro il Potenza, che è già in ritiro e esonerato i suoi vertici tecnici dopo il KO interno contro il Foggia. Bene, questo era l'ultimo servizio, io vi lascio alla programmazione di Antenna Sicilia, vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.